Credo che possiamo ricominciare a lavorare e far partire la sezione del pomeriggio. Credo che la mattina ci abbia aiutato molto, diciamo così, a preparare il terreno e soprattutto ci ha fatto vedere chi sono gli attori, diciamo così, coprotagonisti della mappa della demenza. Il pomeriggio è ugualmente ricco. È ugualmente ricco e nello stesso tempo ci ricorda che questo lavoro, a me piace, diciamo così, paragonarlo alla gravidanza e al parto. Oggi siamo tutti molto concentrati sul parto, che è appunto il kick-off, il lancio di questo PDTA e ovviamente la consegna dello strumento, la consegna del documento, la consegna di tutto il lavoro fatto, ma io sono sicura che oggi pomeriggio ci troveremo di fronte a quello a cui tanti di voi si sono trovati, anche donne che alla fine della gravidanza, al momento del parto, tutte concentrate sul parto, alla fine si sono trovati il bambino davanti e dice adesso comincia il lavoro. E credo che sia questo quello che oggi pomeriggio cominceremo a costruire e di cui cominceremo ad essere consapevoli, che questo, come ha detto anche il dottor Costa, è l'inizio del percorso, non è la fine. Questo è proprio l'inizio, come dire, abbiamo fatto nascere il bambino, ma adesso bisogna farlo crescere, bisogna nutrirlo, bisogna farlo crescere in un ambiente amorevole, armonioso, dove gli adulti competenti collaborano, vogliono bene alle persone, vogliono bene al bambino e lo fanno crescere. Quindi questo è un po' il nostro compito maieutico oggi. E ricominceremo i lavori, ovviamente, sia con delle presentazioni dal punto di vista scientifico molto interessanti, sia con delle presentazioni che ci spostano il focus su alcuni aspetti che abbiamo voluto sottolineare in questo PDTA, che sono gli aspetti soprattutto dell'etica, l'aspetto divulgativo, comunicativo, l'aspetto della presenza delle associazioni e l'aspetto anche dei luoghi di cura speciali che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato anche stamattina, i luoghi dove ci è stato detto mettete le persone con questa malattia ma non segregatele, non uccidetele, non lasciatele andare, ma valorizzate le loro competenze residue anche all'interno, le loro funzionalità residue anche all'interno di una struttura residenziale. Quindi questo aspetto oggi sarà importante, uno per affrontare la parte, diciamo così, della cura dei casi più complessi. Inizieremo con la presentazione del dottor Gabelli, che ci farà un focus sulle demenze a esordio giovanile. Poi continueremo con la presentazione della presidente dell'AIP, che quindi ci presenterà la mappa come uno strumento anche per i professionisti, anche per le società scientifiche. Proseguiremo con il forte ruolo sinergico che i centri sollievo hanno all'interno di questi nostri percorsi e quindi sono coprotagonisti anch'essi del percorso di cura. Le associazioni, i nostri grandi interlocutori, coloro che sono i portatori di interessi dei pazienti. E infine la parte della residenzialità e poi la conclusione. Bene, allora invito il dottor Gabelli a presentarsi. Il dottor Gabelli, medico, internista del Centro Regionale per l'Invecchiamento Cerebrale, è stato il fondatore del CRIC e secondo me è stato anche uno dei primi professionisti che ha iniziato a lavorare in maniera esclusiva nell'ambito del decadimento cognitivo e delle demenze nel Veneto. Il CRIC è proprio una sua creazione e oggi ci parlerà della demenza giovanile all'interno della mappa.
lavora per l'azienda ospedaliera di Padova, lo conoscete tutti, quindi non c'è bisogno di ulteriori presentazioni. Carlo, grazie. Grazie dottoressa Corti. Allora parto subito dicendo che per me oggi è una giornata importante, perché riprendendo la metafora è il giorno del parto, nel senso che ci è voluto molto tempo per riuscire ad arrivare a questo tipo di svolta. Perché dico svolta? Perché come tanti che sono in sala mi conoscono, ho sempre detto che cambierà l'attitudine dei nostri medici, dei nostri infermieri, dei nostri operatori verso la malattia quando ai nostri congressi verrà un paziente a parlarci. E oggi è venuto un paziente a parlarci e ci ha parlato a lungo, ci ha spiegato molte cose. È vero che è dovuto venire dall'Irlanda e non è venuto dalle nostre terre, e quindi questo, come dire, non ci ha fatto toccare con mano alcuni aspetti che sono a noi più vicini, però è un punto di svolta. E credo che non posso non ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questo punto di svolta, le persone che hanno partecipato al tavolo ovviamente, ma anche tutti i miei collaboratori, in particolare poi la dottoressa Basso, la dottoressa Corti, e anche l'assessore alla sanità, che ha avuto molta sensibilità nel dare il giusto rilievo al PDTA. Oggi parleremo di una cosa di cui c'è poco bisogno di introduzione, perché avendo avuto la testimonianza di Ellen stamattina, come avete potuto capire con questo pugno sullo stomaco, quale sia l'importanza di questo piccolo gruppo di pazienti. Quando parliamo di demenza giovanile parliamo di soggetti che vanno incontro a un declino cognitivo di vario genere prima dei 65 anni. Costituiscono, come vedete dalle palline, solo un piccolo gruppo, circa il 5-10% di tutte le forme di demenza, ma se andiamo a guardare i numeri poi nel reale vediamo che sono stati contati dai sistemi di intercettazione regionale 2689 soggetti, pari al 4% del totale dei soggetti intercettati, ma teoricamente, basandosi su dati della letteratura, la stima dovrebbe essere di 3.000-6.000 casi nella regione, con una incidenza annuale di 300-400 nuovi casi all'anno. Significa che ogni CDCD, se sono 31, dovrebbe avere almeno un centinaio di casi, che sono tanti. E se confrontiamo questi numeri con tutti i casi di SLA, vediamo che corrispondono a tutti i casi di SLA in Italia. Quindi è un numero piccolo rispetto a tutti i casi di demenza, un numero grande sul piano assistenziale. Ed è per questo che al capitolo 3 si è dedicato una parte specifica del PDTA alla diagnosi nelle forme di demenza ad esordio giovanile. Per ora si parla solo di diagnosi come capitolo dedicato, anche se poi il capitolo della diagnosi contiene degli altri contenuti che poi vedremo. Perché parliamo specificamente di questi aspetti? Perché le problematiche specifiche dei soggetti con demenza ad esordio giovanile sono una diversa tipologia di diagnosi prevalente, difficoltà e latenza nella diagnosi, insorgenza in età lavorativa, maggiori problematiche familiari, inadeguatezza dei servizi. Li vediamo adesso punto per punto, queste singole difficoltà. Anzitutto una diversa tipologia di diagnosi prevalente. Rispetto ai soggetti anziani ci sono meno casi di malati di Alzheimer e più casi di forme rare, di forme geneticamente determinate, di forme frontotemporali, il che ha come conseguenza che i sintomi di esordio nelle forme giovanili possono essere i più diversi. Possono essere anche psichiatrici, possono essere depressivi, possono essere così peculiari che non risultano di immediata intercettazione. E questo è connesso con il secondo aspetto, la latenza della diagnosi. Il tempo per ottenere una diagnosi è circa doppio rispetto ai casi geriatrici. Si osserva una maggior frequenza di diagnosi sbagliata. Uno studio australiano del 2016 che mostra sia graficamente che nei numeri che il tempo medio per una diagnosi è di 3,2 anni e per una diagnosi specifica di malattia 4,7 anni.
Quindi la diagnosi errata, diagnosi di non demenza, veniva nel 48,9% dei casi. In molti casi veniva fatta una diagnosi di depressione, altri casi di una mild cognitive impairment. E vedete graficamente che i soggetti che maggiormente avevano problemi erano i soggetti che avevano poi avuto una diagnosi di demenza frontotemporale, proprio perché spesso l'esordio è di tipo psichiatrico e quindi non viene intercettato adeguatamente. Se mettiamo poi il concetto che spesso queste malattie hanno un andamento, una progressione più rapida che nei soggetti geriatrici, ci poniamo il problema che questo ritardo della diagnosi vuol dire anche una diagnosi tardiva, tardiva da ogni punto di vista. Ed è per questo che insieme ad altri collaboratori dell'azienda ospedaliera di Padova, con la dottoressa Cagnin che è qui presente in aula, la clinica neurologica, la clinica geriatrica, ma anche i reparti che ci aiutano nella diagnosi come la medicina nucleare, la neuroradiologia, la genetica medica, abbiamo lavorato per circa un anno e mezzo, per creare un percorso assistenziale specifico che ci aiutasse a scandire quali siano le possibili fasi per fare una diagnosi, una post-diagnosi, un'assistenza, una presa in carico dei soggetti con forme giovanili. Qui non si leggono le diverse fasi, ma sostanzialmente il percorso aziendale prevede sia una valutazione, diciamo, classica, in cui si va a vedere quindi l'aspetto del declino cognitivo, l'aspetto del cambiamento morfologico, l'atrofia con la neuroradiologia, l'aspetto del neuroimaging funzionale grazie ai nostri esperti di medicina nucleare, ma anche poi possiamo andare a vedere i biomarcatori che citava il dottor Camanacore questa mattina, o i marcatori a livello di PET amiloide direttamente, oppure valutazioni di tipo genetico direttamente su casi selezionati in cui ci sia una evidenza di una trasmissione eredofamiliare. Quindi una diagnosi eziologica. Perché è importante? Perché se arriviamo per tempo possiamo dare una diagnosi tempestiva, come si diceva questa mattina, e la diagnosi tempestiva è innanzitutto importante per il paziente. Per il paziente perché deve sapere cosa dover fare. Ci sono problematiche di tipo lavorativo. Molti nostri pazienti lavorano e continuano a lavorare. Quindi il problema è di trovare una nuova mansione laddove sia possibile. Quindi abbiamo delle problematiche di tipo assicurativo previdenziale e dobbiamo quindi confrontarci anche con enti e situazioni che non sono strettamente sanitarie per far capire qual è la situazione e quale dovrebbe essere il percorso. E spesso non siamo capiti da medici e tantomeno sono capite le famiglie. Quindi il paziente non riesce a trovare una ricollocazione lavorativa adeguata alla sua condizione e viene spesso posto, quando viene riconosciuta la malattia, una specie di scelta tutto o niente, quindi lasciare il lavoro, essere completamente messo a riposo, e quindi c'è una situazione che richiede un adeguato riconoscimento di disabilità, il che non è affatto facile. Quindi il PDTA ricorda quanto queste condizioni richiedono un adeguato inquadramento, un aiuto da parte degli assistenti sociali, di chi ci aiuta e ci affianca per quanto riguarda questo percorso, e è molto importante che la mappa delinei tutte le diverse tappe in modo che familiari, pazienti, medici, tutti sappiano che percorsi possono essere fatti per riuscire a non perdere tutto. E ci sono maggiori problematiche familiari. La diagnosi determina importanti ripercussioni all'interno del nucleo familiare, sia sul piano delle relazioni interpersonali che sul piano puramente socio-economico. I caregiver sono spesso coniugi ancora attivi sul lavoro o sono figli minori o comunque giovani, talvolta invece sono genitori anziani, tutti con grandi difficoltà a svolgere la funzione di cura nei confronti del proprio familiare malato. Ci sono situazioni che si ripercuotono pesantemente sulla psicologia dei figli e talvolta invece il paziente è completamente solo e quindi situazioni di ancora maggior difficoltà
per una assistenza sin dalle prime fasi di malattia. Problematiche invece più legate al nostro aspetto sono legate all'inadeguatezza dei servizi. La frase tipica è troppo giovane per il nostro servizio. Chi si rivolge a servizi come centri diurni, RSA, sa bene che spesso non ci può essere un aiuto da parte di queste istituzioni, perché l'età tra i 40 e i 50 anni di queste persone non riescono a usufruire adeguatamente, o anche se vengono accolti ovviamente non si trovano a loro agio. Vanno quindi definiti dei percorsi specifici. Anche nei nostri ambulatori abbiamo previsto di lavorare per ottenere degli ambulatori. Ad esempio la clinica neurologica di Padova ha creato un ambulatorio assieme ai colleghi psichiatri, quindi un ambulatorio integrato in cui si valutano assieme sia gli aspetti psichiatrici che gli aspetti neurologici e anche motori, servizi di riabilitazione e servizi alle famiglie, tutti dedicati a soggetti giovanili. È chiaro che, essendo pochi, il problema sorge di come riuscire a dare una risposta adeguata a un numero esiguo di pazienti che di volta in volta ci sono, e quindi è importante riuscire a creare come dei posti, delle situazioni dove possono essere indirizzati. Ed è per questo che nel PDTA viene fatto riferimento a questo fatto che esistano degli hub dove eventualmente i soggetti giovanili possono essere indirizzati. Quindi oggi è il giorno del parto e siamo solo all'inizio, quindi credo che sia importante che dopo la diagnosi e aver capito come muoverci dopo la diagnosi cominciamo a ascoltare soprattutto loro, cioè i pazienti, capire, come detto stamattina, che la vita non finisce con una diagnosi, ascoltare i familiari caregiver che non vogliono essere lasciati soli e confrontarsi con le problematiche dei figli, come questi ragazzi che dicono: vorrei riavere il mio papà. Grazie. Grazie Carlo, perfettamente in tempo. Dottoressa De Biasi, che ci parla dell'etica all'interno della mappa dell'azienda ULS Dolomiti. La dottoressa De Biasi è una psicologa e responsabile della unità operativa semplice dipartimentale di psicologia ospedaliera nella ULS 1. Prego, dottoressa. Grazie. Il mio compito è un po' quello di mettere insieme tutte le cose che sono state dette in questa mattinata, perché se dobbiamo essere sinceri, parte della mia relazione in realtà è stata fatta dai miei colleghi, perché hanno riportato costantemente il tema della dignità, dell'autodeterminazione, della necessità che la persona sia messa a conoscenza della propria diagnosi per poter poi fare delle scelte. E quindi il mio compito è quello di dare alcuni spunti che però credo potrete trovare, adesso vi farò vedere dove, nella mappa, in un modo molto più esteso. Come avete capito, questo non è un capitolo che è stato inserito nella mappa, perché in realtà sì, qui troviamo dei contenuti, però ogni paragrafo, così come è stato esposto e così come è stato costruito, ha tenuto sempre a mente la persona al di là dei sintomi. Il capitolo dell'etica, comunque gli aspetti etici, sono inseriti sotto il link home, e in questo capitolo si possono trovare diversi tipi di contenuti, alcuni che riguardano un po' delle riflessioni su come i principi di bioetica si possono declinare nell'ambito della demenza, quindi cosa significa autonomia, beneficenza, non maleficenza e giustizia quando parliamo di demenza, e poi soprattutto ci siamo dedicati a delle parti un po' più pratiche e anche delle indicazioni un po' più precise rispetto ad alcuni temi critici che ancora oggi non sono affrontati ma che diventano sempre più urgenti, primo fra tutti il fatto di come comunicare la diagnosi, quindi non siamo più nella fase se, ma ricordo tutti che dopo la legge 219 del 2017 dobbiamo soltanto chiederci come. Sulle scelte di fine vita e poi sulle disposizioni anticipate di trattamento, cioè la possibilità che ognuno di noi ha di poter depositare in comune, speriamo in un futuro anche nel fascicolo elettronico, ciò che noi vorremmo fosse fatto o non fatto nel momento in cui dovessimo trovarci nella possibilità di non scegliere.
In questa diapositiva ho provato un po' a fare vedere quali sono questi temi. Intanto i temi bioetici delle demenze sono tanti, perché tante sono le persone, le storie, i vissuti, i contesti in cui questa malattia si esprime e anche i modi in cui la malattia si esprime nelle diverse persone. Sicuramente da quello che abbiamo ascoltato questa mattina, una cosa che manca è avere anche degli strumenti. Sicuramente un mini mental non basta, forse non basta un colloquio, forse non basta neanche una valutazione neuropsicologica per comprendere il grado di consapevolezza e di che tipo di consapevolezza parliamo, per capire il grado di competenze e di che tipo di competenze parliamo, e ancora per comprendere un po' meglio la storia della persona e quindi anche tutto il suo passato anche sociale ed emotivo e di sistemi di valore che poi ci possono orientare lungo le scelte. I temi comunque principali che ricorriamo nelle diverse fasi sono sicuramente quello della comunicazione e della diagnosi, e se noi non comunichiamo la diagnosi tutto il tema del consenso informato viene meno, perché ancora oggi credo che ognuno di noi faccia firmare un familiare o non dica comunque, vorrei sapere quanti clinici spiegano la diagnosi ai pazienti. Questo significa anche che senza una comunicazione non possiamo pianificare le cure, sarà impossibile per la persona dare delle disposizioni lì quando non potrà più dare direttamente le proprie volontà, e nemmeno magari poter scegliere un fiduciario che poi potrà interpretare i suoi voleri. Ed ancora però parlare di etica significa riuscire a ricollocare anche delle scelte che non sono propriamente cliniche, ma che sono delle scelte di tipo assistenziali, quindi il fatto di dire la persona vuole rimanere a casa, per quanto può rimanere a casa se però noi individuiamo che ci sono degli aspetti che non la mettono al sicuro. La patente, l'autonomia della persona è importante, a volte permettere alla persona di fare quei 500 metri che lo fa arrivare fino al negozio, immagino poi soprattutto nella mia provincia dove non è facile trovare un negozio sotto casa, e come noi bilanciamo l'autonomia con la sicurezza, quindi con il bene che facciamo alla persona. Ci sono poi temi che riguardano la giustizia, questa mattina si parlava dell'assistente personale, allora io forse più che un'assistenza personale parlerei di una comunità accogliente, perché magari in termini di economici non so quanto sia fattibile immaginare un futuro dove ogni persona che ha una diagnosi possa poi avere vicino una persona che la cura e la segue e gli garantisce un'adeguata socializzazione. Un punto di partenza però che deve essere chiaro a tutti, chi non l'ha letta è dentro nella mappa, e quindi invito tutti a leggersi questa legge che in realtà coagula e mette insieme degli articoli della nostra Costituzione, gli articoli della Carta dei diritti fondamentali della persona dell'Unione Europea, ma anche la Convenzione di Oviedo, i nostri codici deontologici, però è molto bella da leggere. Questa legge ci dice che d'ora in poi noi non possiamo più immaginare di non comunicare ad una persona la diagnosi, che anche quando la persona è in qualche parte incapace ha diritto ad essere valorizzata nelle proprie capacità di comprensione e anche di partecipazione alla cura, ha diritto anche di non sapere, ha diritto di essere accompagnata e di chiedere che qualcuno sia con lei per capire quello che gli viene detto e per pianificare le cure, e poi appunto anche diritto di oltre di pianificare insieme al clinico il proprio percorso terapeutico, anche di anticipare quelli che sono i trattamenti che vorrebbe o meno gli fossero applicati. Questo chiede un cambio di prospettiva epocale. Perché io sono convinta, non credo che sia una convinzione solo mia, ma è la pratica quotidiana clinica, che ancora oggi comunicare la diagnosi, andare alla ricerca della valorizzazione delle competenze residue delle persone, che poi tra l'altro devono essere misurate, non sempre sono misurate o determinate, il rispetto dell'autodeterminazione e tutto ciò e di tutto ciò che costituisce dignità per la persona. Qui vedo che è saltato una parte grafica molto importante, perché sopra quel possono io avevo messo una linea, perché non è più che possono, ma devono essere garantiti come un diritto fondamentale della persona. Ed allora nella mappa voi troverete un capitolo, qui parlerò solo di alcuni aspetti perché poi appunto il capitolo è abbastanza vasto, relativo alla comunicazione. Quindi nella mappa voi potete avere un vasto elenco degli studi e anche della raccolta di tutte quelle condivisioni più spontanee che i malati, le persone che hanno questa malattia, i familiari dicono quando qualcuno gli dice devi dirgli la verità, devi dire qual è la diagnosi reale della malattia di cui è affetto. Quindi nella mappa voi avrete un insieme di studi che spiegano
quali sono i vantaggi, le opportunità e anche le resistenze nel comunicare la diagnosi. Dovrete, spero, prendere atto anche delle motivazioni, che sono motivazioni non sono giuridiche dopo la legge 219, ma sono anche etiche legate all'autodeterminazione e cliniche, perché comunque avere parlare di una malattia che io conosco e tu no, non può comunque aiutare la coppia, che a volte diventa non una coppia ma si allarga anche alla partecipazione del familiare o di un compagno o dei figli, non può portare avanti un percorso di cura condiviso e quindi che rispetta la dignità della persona. E ancora, nella mappa voi potrete trovare delle indicazioni, dei passaggi che spiegano, abbiamo cercato un po' di rapportare quello che sono in genere i 6 passi della comunicazione della cattiva notizia alle demenze, quindi quali sono i tempi, i modi le modalità appunto con cui questa comunicazione va data. Nelle buone prassi penso che potremmo in un futuro aggiungere anche un video, io ne ho fatti alcuni di caserecci per la mia ULS, però penso che sarebbe importante magari aggiungere qualcosa anche nella mappa. Tutto questo però deve partire da un cambiamento di prospettiva che non è soltanto del medico o del familiare, ma è un cambiamento di prospettiva che deve avere l'intera comunità. Ed è un cambiamento di prospettiva che chiede ad ognuno di noi intanto di chiarirsi le idee su che cosa significa per le demenze il concetto di persona e il concetto di dignità. Questa mattina abbiamo parlato, sono stati usati molto spesso questi termini, però se qualcuno ce lo domanda, cos'è che diciamo, cos'è la persona? Tutti diciamo la persona è quel soggetto inconfondibile che ha dei diritti e degli obblighi, in genere diciamo che la persona è quella persona dotata a una sua identità, quindi ha delle caratteristiche che tendono ad essere più o meno stabili nel corso della sua vita, è una persona è consapevole di sé, dei diversi aspetti di sé, è una persona magari competente che sa operare delle scelte, sa fare delle cose, mentre invece per dignità, normalmente dignità e qualità di vita, pensiamo sempre che la dignità abbia a che fare con la libertà di scegliere, di evolvere, oppure con quel complesso benessere viene definito in modo fisico, sociale e mentale. Però se noi pensiamo alla demenza, a che cosa ci troviamo davanti? Ci troviamo davanti ad una realtà che vede la persona nel tempo a far fatica a conoscere se stesso e a conoscere l'ambiente, ad esprimersi, a capire, comprendere, a capirsi. Nel tempo la persona fa fatica ad agire in modo intenzionato, quindi non sa prevedere le proprie azioni, sente delle emozioni, non ne capisce il significato e non sa come controllare le proprie emozioni, non potrà scegliere liberamente ciò che egli pensa il meglio per sé e nel tempo certamente farà sempre più fatica ad essere autonomo nel curare la propria salute fisica, mentale e sociale. E allora se vogliamo andare nella direzione di una comunicazione della diagnosi, di una partecipazione alle cure, chiaramente dobbiamo trovare un altro significato a questi due termini. E allora la domanda è: come deve cambiare il nostro concetto di persona e il nostro concetto di dignità? E io credo fermamente che noi faremo un grande passo avanti quando passeremo da un concetto di persona che è come identità, razionalità, a un concetto di persona invece come un essere che ha un suo presente sociale ed emotivo e anche un suo passato da rispettare. Così come la dignità, dobbiamo uscire dai canoni della produttività, della crescita, della scelta progettuale, della libertà, per entrare invece all'interno di un miglioramento del benessere che è anche esperienziale quotidiano. Noi, lo dico sempre, per vivere abbiamo bisogno di tutto lo scibile, dobbiamo conoscere il nostro passato, dobbiamo essere contenti del nostro presente, dobbiamo conoscere il nostro futuro, se no non siamo mai contenti. Quindi quando si dice a una persona stai bene, fa fatica a basarsi nel qui ora. Le persone che hanno una demenza invece stanno costantemente, momento dopo momento, nel qui e nell'ora, e quindi dobbiamo metterci proprio, fare un reset che credo faccia bene ad ognuno di noi, quindi non soltanto alle persone con una demenza e a chi gli sta attorno, e partire da un cambiamento proprio dell'intera comunità che deve in questo senso diventare accogliente. Altra cosa che io suggerisco, mi piacerebbe nella mia provincia riuscire a farlo, quello di passare, io sono anche vicepresidente del comitato etico della mia azienda e dico sempre, noi parliamo sempre dei trattamenti, però dobbiamo renderci conto che ad oggi servirebbe anche un comitato etico per la pratica assistenziale o magari un comitato etico per la presa in carico. Quindi perché, io non la butto lì, non immaginare e sperimentare invece un comitato etico che possa prendersi cura delle scelte anche della persona, quindi abbracciare non soltanto l'aspetto relativo alla salute, perché magari lì qualcuno viene a
a recriminare o contatto un giudice, ma invece non possiamo immaginare anche un supporto, per esempio agli amministratori di sostegno rispetto alle scelte quotidiane che si debbono fare anche nelle pratiche assistenziali. Quindi concludo dicendo un po' questo, che noi è vero che se vogliamo seguire i principi bioetici e se vogliamo seguire la legge e se dobbiamo seguire tutto quello che noi crediamo giusto sia fatto una persona con la demenza, che ha una demenza, sicuramente dobbiamo comunicare la diagnosi. È anche vero però che con le persone non si può giocare a mosca cieca, quindi se io gioco a mosca cieca con qualcuno devo prima avere una certa sicurezza che l'ambiente circostanze è sicuro, devo riuscire a fidarmi di chi mi guida e non posso dire a una persona tu hai una demenza, cioè dire a una persona che piano piano perderà il sé e la consapevolezza di sé senza pensare poi che noi, cioè che riusciremo a gestire tutto quello che le accade. E quindi concludo così con questa frase, che è un'altra cosa che dico sempre, di cui sono molto convinta, ma è anche la realtà, che la memoria non è che serve soltanto a ricordare, la memoria serve anche a dimenticare, però la cosa più importante è avere intorno delle persone che aiutano a ricordare. Se noi non riusciamo a creare questa comunità accogliente, cambiare prospettiva, credo che sia molto difficile migliorare la qualità dei servizi e rendere etico il nostro lavoro nei confronti di questa malattia. Grazie dottoressa. Invito il dottor Christian Leorin dell'associazione Novilunio che ci parlerà della mappa a supporto della divulgazione di nuove tecnologie. L'associazione Novilunio si occupa di informatica applicata comunicazione aumentativa applicata alla disabilità. E il dottor Leorin è esperto in terapia occupazionale e ci presenta la propria punto di vista. Allora, buongiorno a tutti, grazie alla dottoressa Basso per l'invito. L'associazione Novilunio l'avete conosciuta stamattina perché Luisa, che è l'altra colonna dell'associazione Novilunio, io sono il presidente. E facciamo due cose fondamentalmente: una è advocacy, e quindi cercare di dar voce alle persone con demenza, di coinvolgerle, di fare in modo che si facciano sentire. Siamo un po' esterofili, nel senso che per provenienza e per altre cose abbiamo lavorato molto con l'estero, ma stiamo cercando di farlo anche in Italia. La seconda cosa che fa l'associazione Novilunio è quello di cercare di portare una cultura della tecnologia anche all'interno di vari settori e ambienti, che siano non solo sanitari ma anche sociali. Quindi il lavoro, diciamo così, dell'associazione è duplice, è partito stamattina, adesso vediamo l'altro aspetto, che è un po' quello delle tecnologie, e capiamo anche come le tecnologie possano essere parte di questa mappa, ed è per questo che ringrazio Cristina per l'invito. La mia competenza più che altro deriva dal fatto che sono un valutatore dei progetti europei a Bruxelles, e la terapia occupazionale c'entra, ma relativamente, nel senso che alla fine, dopo una decina d'anni di valutazioni di progetti europei, soprattutto in ambito e-health, quindi quello che è la tecnologia digitale applicata alla sanità e al sociale, si è visto ovviamente in questo percorso che, ma lo vediamo ogni giorno, la tecnologia pervade la nostra vita. Noi siamo adesso collegati sempre al nostro telefonino, possiamo dimenticare il portafoglio, possiamo dimenticare la moglie, possiamo dimenticare mille cose, ma il telefonino deve esserci perché c'è il nostro abbonamento, c'è qualsiasi cosa dentro, possiamo pagare, possiamo fare cose. Il discorso di avere questa tecnologia che ci pervade ha cambiato i nostri ritmi lavorativi. Abbiamo direttori sanitari che via WhatsApp prendono decisioni, abbiamo medici che prescrivono via WhatsApp, anzi hai questo, prendi due gocce in più, aumenta la pillola. Abbiamo businessmen che effettivamente via WhatsApp fanno cose, e purtroppo questo ci ha accelerato, ha portato al fatto che la nostra vita è accelerata moltissimo, perché gli ho mandato il messaggio, l'ha letto, sta scrivendo, bene, allora ecco, arriva che sta scrivendo, sta scrivendo, quindi siamo comunque lì
in attesa che arrivino qualche informazione, e se non scrive, ah, ce l'ha con me, o no, non vuole rispondere perché non sa cosa dirmi, forse non ha in mente cosa dirmi, stavolta l'ho. Quindi siamo effettivamente coinvolti. Una volta arrivava una mail, uno aveva una settimana per rispondere, ci pensava, studiava, leggeva. Se non arriva la risposta il giorno dopo, arriva il reminder. Guarda, ieri ti avrei mandato una mail, il WhatsApp. E quindi ha accelerato questa cosa. Cosa c'entra tutto ciò con la mappa? Perché può essere parte integrante di una mappa anche la tecnologia. E la Commissione europea si è mossa 10 anni fa, diceva tutta la tecnologia per la cronicità. E allora tutti i milionati di euro effettivamente per fare in modo che nella cronicità ci fosse la tecnologia a supporto non solo della diagnosi, non solo al trattamento, non solo alla terapia, ma anche al supporto. Un po' di anni fa si parla di active and healthy aging, quindi adesso l'anziano quasi non è più malato ma è attivo, deve essere coinvolto, deve essere in salute, deve essere mille cose. Adesso si sta addirittura arrivando che nel prossimo programma quadro si parlerà di anziano che lavora. Quindi che resta al lavoro e che continua a lavorare. Chissà perché, ci chiediamo, ma chissà che tendenza. E tutti non vogliono più fare progetti, infatti colla che non riceve nessuno. Quindi questa tecnologia alla fine fa parte della nostra vita. Allora, l'Europa dice, benissimo, io sto investendo tantissimi soldi. Regione Veneto dice, all'interno della mappa ha messo anche un capitoletto, le tecnologie assistive. Vedremo un attimo cosa sono molto brevemente. Ma alla fine cosa significa? Tutti siamo consapevoli che la tecnologia ha grandissime potenzialità. Tantissimi medici chiedono, ah, ma non hai un'app per questo? Ma non possiamo implementare nell'orologio, oltre che il contapassi, sonno e tutto il resto delle cose, altre opzioni? Non possiamo fare in modo che la tecnologia effettivamente mi aiuti a monitorare le persone? È giusto monitorare le persone? Etica. E abbiamo appena detto, i familiari che chiedono, sì, mi dia un braccialetto, un orologio, perché devo monitorare il mio marito in modo che sia sicuro quando va in giro. La persona, Ellen, è contenta di averla, accetta, oppure è lei che partecipa? E vedremo anche questo co-design e co-creation cosa significa. Quindi questo mondo digitale che l'Europa ci presenta e che è nelle nostre case ogni giorno, fa parte della nostra cultura e fa parte di quello che potremmo fare anche per le persone con demenza, per i familiari, per i medici del CDCD, per i medici di medicina generale e per tutte queste persone che collaborano. E allora all'interno di questa mappa, in trattamenti non farmacologici, sono d'accordo anch'io con il dottor Vanacorda del fatto del non farmacologico e la riabilitazione di interventi psicosociali, ci sono anche le tecnologie assistive. Perché sono state inserite all'interno di questo posto? Prima cosa, le tecnologie assistive effettivamente possono essere d'aiuto. Tutti dicono, ma dimmi una cosa che funziona, che io possa dare al mio paziente, dimmi un qualcosa che io possa implementare nel mio trattamento, all'interno del mio percorso, che possa effettivamente consigliare. E allora abbiamo un po' questa sindrome della pillola che risolve, no? Quindi dammi un qualcosa. L'Europa è già da un po' d'anni che dice le tecnologie legate a questo, che può essere un qualsiasi elemento tecnologico, non servono a niente se non sono inserite all'interno di una rete di servizi. Io posso dare l'app, posso crearla l'app più bella del mondo per monitorare una persona con demenza, ma se l'app e i dati arrivano solo a me, io li leggo e faccio quello che voglio, non servono a niente. Quindi è la rete. Il fatto che sia all'interno di una mappa e che una regione Veneto dica sono interessato, è da tanti anni che la regione Veneto è interessata al Digital Health e partecipa a progetti e fa tante altre cose, però il fatto che per le persone con demenza si inizi anche a pensare a un qualcosa di specifico per loro e soprattutto per i familiari e anche per tutti quelli che gravitano attorno, questo diventa già una cosa più interessante. Io ho l'esperienza di mia nonna che ha 94 anni, con 12 anni di marito che è stato malato di Alzheimer, se l'è tenuto a casa, aveva 3 cose in camera. Aveva il crocifisso, la Madonna di Monteberico, scusate per i vicentini e lei ci crede molto, e il telesoccorso, che non ha mai usato. E ha detto, sì, me l'hanno dato la regione, e ce l'ho lì e non funziona, e o non ha la batteria, o comunque non, quando serviva chiamavo mia figlia che mi abita sopra con la scopa, tonto, perché arrivava prima. Ma sicuramente, quindi la tecnologia per la nonna era effettivamente molto più utile. E
E allora abbiamo delle esperienze di tecnologia che magari sono state fallimentari, hanno da, ma vedi non funziona, ma quando mi serve c'è la batteria scarica, ma dopo non rispondono, ma c'è, è un servizio, anzi funziona, e rispondono e tutto quello che vogliamo. Però abbiamo anche delle esperienze che, io mi ricordo sempre, alcuni medici mi dicevano, ma dammi una cosa che funziona, possiamo implementarla subito, possiamo inserirla subito, dammi un qualcosa che io possa prescrivere. Abbiamo esperienze da regioni spagnole che prescrivono app. Il Ministero della Salute ha iniziato a mettere all'interno di alcune liste delle app con le stelline, queste, che sono prescrivibili. Ma cosa significa? Ce n'è una che si chiama Calendula, che è per esempio sul diabete. Cosa significa? Che queste app, quando raccolgono dei dati dal punto di vista del paziente, arrivano in un database che è letto da degli specialisti, questi specialisti elaborano i dati e o fanno partire l'allarme, o fanno partire un intervento, o fanno partire qualcos'altro. Quindi vedete che non è l'app che funziona, l'app è semplicissima, lo possiamo far fare a qualsiasi studente di informatica e di ingegneria, è il servizio che è stato messo in piedi che tiene in piedi l'app, che tiene in piedi la tecnologia e che quindi ha senso. Allora sì, il medico specialista, quando gli arriva l'alert, si muove, chiama, risponde, manda e si attiva. Allora ha senso, allora la tecnologia inizia ad aver senso. La tecnologia ce l'abbiamo già, non c'è niente da inventare, anzi è ad altissimo livello la nostra tecnologia, è il servizio che manca, quindi manca proprio questa fase qui, ed è quello che cercheremo anche di fare all'interno di una mappa dove si parlerà di tecnologie assistive, seguendo quella che è la definizione della World Health Organization. Però al di là di questo, noi abbiamo parlato anche stamattina, ne ha parlato anche Ellen, dovremo cercare di migliorare le capacità funzionali, di mantenere un'autonomia, di fare in modo di. E questo anche nell'esperienza che sentiamo delle persone che seguiamo come associazione, che sentiamo, eccetera. Anche noi come associazione usiamo già i gruppi di mutuo aiuto online, quindi ci vediamo via Zoom. Abbiamo persone da Milano, Ignazio che è venuto anche qui oggi, abbiamo persone dal Veneziano, Michele e Paolo, che sono qui anche oggi. Quindi abbiamo persone da tutta Italia che si trovano alle 9 di sera, coordinate da Eloisa, e che cercano di trovare. E quindi è una tecnologia molto semplice, è tipo uno Skype, però che mette insieme persone, mette insieme rete. Però ci deve essere un facilitatore. Il facilitatore in questo caso nella mappa dovrebbe essere la regione, che ha un gruppo di lavoro, che ha degli specialisti che portano avanti questo lavoro. E alla fine della storia, ok, ma quali sono queste tecnologie? Cosa servono? Cosa possiamo fare? E questo è il lavoro che siamo chiamati a fare. Allora, come ho detto prima, le tecnologie possono anche esserci, ce ne sono alcune che funzionano, altre che sono già implementate, alcune che sono in fase di pilot e sperimentazione, ce ne sono tantissime, sia anche per quanto riguarda il monitoraggio, come viene chiamato, sia per la sicurezza in casa, sono già inserite. Tante le trovate al Brico Center o all'Leroy Merlin, tanti vanno a prendersele lì, costano niente, non sono degli ausili, ma vengono utilizzate per la vita di tutti i giorni, perché le tecnologie non bisogna pensare sempre che siano specifiche, che siano speciali, ma possono essere qualcosa che abbiamo già in casa. Quindi quello che riguarda anche il reminder domotica, faccio un esempio molto semplice, quello che può essere Alexa o Google Home. Ci sono molte persone con demenza, se voi cliccate o andate su Dr. Google vedrete che stanno raccontando le loro esperienze. Con un Alexa da $45, me la sono presa anch'io, sto giocando più che altro con mio figlio, può risolvere tantissimi problemi di un reminder, ti ricorda le cose, ti ricorda gli appuntamenti, ti dà la sveglia, ed è una cosa semplicissima, non è collegata a niente, a nessuno, però sta sostituendo molti di quelli che possono essere le nostre funzioni. Il nostro telefonino è l'assistente tecnologico più grande che abbiamo, ci dice dove andare, ci dice cosa mangiare, ci dice se siamo in un posto, sei contento di essere qui, monitora tutto. Tutti questi dati purtroppo non vanno alla regione Veneto, ma vanno a grosse compagnie che si chiamano Google, Amazon and Company, che ci leggono. Ci monitorano, vedono cosa spendiamo, come spendiamo e dove spendiamo i nostri soldi. Quindi alla fine le tecnologie che vorremmo e di cui vorremmo discutere noi sono un po' diverse e servono soprattutto per l'autonomia. Due minuti, perfetto. E quindi è questo. La mappa, quella io sono che è stata detta stamattina, è proprio questo. Se noi vogliamo fare parte di questa mappa, tutti devono dare i loro contributi, che sia dalla società scientifica, il medico di CDCD, la bravissima assistente sociale o l'infermiera, o tutti
hanno in mente questa cosa, perché tutti, io dico, io smanettano con questo telefono, con queste tecnologie. Noi abbiamo persone con demenze familiari che sanno più cose di noi sulle tecnologie, perché le sperimentano in casa ogni giorno, vivono ogni giorno, devono trovare le strategie. Se nessuno ti dà la strategia, me la devo trovare, me la invento, la faccio, la brigo. Quindi tutte le professioni sono coinvolte in questo, e soprattutto per quello che riguarda queste prospettive future. E si parla adesso molto di intelligenza artificiale, di queste, di come riusciamo a coinvolgere tutti i nostri dati all'interno di macchine che riescono a darci delle risposte, sia per la diagnosi, sia per quanto riguarda i trattamenti. Allora, questa super intelligenza artificiale, che è quello che abbiamo anche noi all'interno, in minima parte, del nostro telefonino, e che ci dice, tante volte già ci scrive i messaggi o predice quello che vogliamo, dove vogliamo andare, eccetera, in piccola parte è un'intelligenza artificiale che ci aiuta. Ma allo stesso tempo, io vedo, con molte altre tecnologie che abbiamo intorno, è anche quello che questi big data, questi grandissimi numeri, vanno e confluiscono su un posto. Se con la mappa riusciamo anche a mettere in rete non solo le informazioni, ma riusciamo anche a consigliare quali possono essere questi ausili, riusciamo ad andare a casa, che sia il terapista occupazionale, che sia il logopedista, che sia altri terapisti, che siano altre figure professionali, l'infermiere, però tutti insieme dobbiamo in qualche maniera far parte di questo gruppo e dire sì, mi interessa. Ultima cosa, un minuto, è questo. Altro progetto che stiamo facendo è quello della co-design e co-creazione. Cosa vuol dire? Se noi coinvolgiamo le persone, Ellen tornerà con altre 6 persone dall'Irlanda a giugno per una summer school fatta per ingegneri, informatici, medici e psicologi, dove si parlerà di co-creation della tecnologia. Cosa vuol dire? Se noi non coinvolgiamo loro, chiedendogli effettivamente quali sono le esigenze, cosa hanno bisogno, cosa hanno in casa che non va, perché non riescono a vivere da soli, e quindi loro vivono ancora da soli, non possiamo dire ok, chiedo all'ingegnere fammi un bellissimo braccialetto col GPS, perché non ha senso, o al medico, a me serve questo monitoraggio, o serve il training cognitivo fatto in una certa maniera. Ma chi te l'ha detto? Ma perché? A chi serve? Quindi anche il discorso di portare anche in Regione Veneto questo aspetto della co-creazione, di coinvolgere le persone che siano dentro, che partecipano a questa cosa, è fondamentale. Ed è quindi la cosa più importante per quello che riguarda dire tecnologia lì, persone con demenza qui, e non si incontrano mai. Quindi l'obiettivo finale è quello di dire co-creiamo e co-design di queste tecnologie. Grazie per l'ascolto. Grazie. Grazie per questo punto di vista effettivamente molto, molto all'avanguardia, e ci ha aperto molte nuove prospettive. Invito la dottoressa Laura De Togni, neurologa, che è presidente dell'associazione, della sezione Triveneto della Società Italiana di Psicogeriatria, della ULS 9 Scaligera. Prego, dottoressa. Sì. E ringrazio la dottoressa Corti della presentazione. Io sono presidente di una società scientifica, ma rappresento tutte le società scientifiche che si occupano di demenza in questa sede, e poi sono un neurologo e mi occupo soprattutto e solo di demenze, quindi questa è la cosa più importante. Ho pensato a lungo come impostare questa breve presentazione, e ho anche alla fine concluso che la mappa, per quel che riguarda le società scientifiche, può essere un supporto per la società stessa e anche un momento di arricchimento per la società scientifica, e poi lo spiegherò perché, in un rapporto dinamico tra quello che la società scientifica produce e quello che in realtà succede poi all'interno della nostra società, in cui vengono accolti tutte le persone affette da demenza. Quindi io lo vedo proprio come un rapporto dinamico che si implementa reciprocamente. Che cosa sono le società scientifiche? Le società scientifiche sono costituite da personale sanitario. Pensate che in Italia circa 120.000 medici sono associati in circa 300 società scientifiche, che producono centinaia di riviste mediche, lavori, congressi nazionali e internazionali.
e spesso sono associate a società internazionali di riferimento. Le società scientifiche e tutte le associazioni tecnico-scientifiche perseguono ovviamente fini di ricerca, sviluppano tutto quello che è l'aggiornamento professionale, svolgono attività scientifiche e realizzano attività di informazione e formazione a tutto il personale sanitario. Le società scientifiche poi collaborano con le pubbliche amministrazioni, con gli organismi e gli enti pubblici, con le regioni, le aziende sanitarie, creando spesso network professionali. E non da ultimo, le società scientifiche elaborano studi e formulano linee guida. Questo è quello che fanno le società scientifiche. Con la legge Gelli del 2017, il Ministero della Salute Pubblica ha emanato l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che operano in Italia. Come accennava e spiegava questa mattina il dottor Vanacore, in relazione al tavolo di monitoraggio del PDTA, dell'implementazione del Piano Nazionale Demenze, sono stati prodotti due grandi importanti documenti, le linee di indirizzo nazionali sui percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, PDTA, e le linee di indirizzo nazionale sull'uso dei sistemi informativi per caratterizzare il fenomeno della demenza. A questi documenti hanno contribuito le tre società scientifiche principali che si occupano di demenza: la SIMG, Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, l'AIP, appunto, l'Associazione Italiana di Psicogeriatria, e la SINDEM, l'associazione autonoma aderente alla SIM per le demenze. Queste sono le tre società scientifiche che si occupano principalmente ed esclusivamente di demenze. Nella mappa le società scientifiche possono, come dicevo prima, in un dialogo dinamico e reciproco, c'è un link specifico in cui possono pubblicare tutti quelli che sono gli aggiornamenti scientifici relativi a questa patologia. Le società scientifiche, vedete, non sono solo le tre che vi ho detto, ovviamente sono molte altre che in maniera magari tangenziale si occupano anche di demenze e che collaborano quindi con la produzione scientifica che poi viene inclusa nella mappa. Ma in che modo, come dicevo, si può creare questo dialogo dinamico tra società scientifiche e mappa web per le demenze? La mappa web può sicuramente supportare la divulgazione degli aggiornamenti professionali, come facevo vedere prima, c'è un link specifico incardinato nella mappa, può supportare la divulgazione di tutte le attività scientifiche, può divulgare tutte quelle che sono le buone pratiche cliniche che le società scientifiche appoggiano, creando quello che più spesso è stato ripetuto in questa giornata di presentazione, che è quella della cultura inclusiva, perché sicuramente promuovere una visione integrata e partecipata di una problematica di questo genere è sicuramente una strategia vincente. Attualmente, infatti, purtroppo, come molti miei relatori che mi hanno preceduto hanno indicato, assistiamo a una frammentazione della cura e della presa in carico. Quindi un compito della società scientifica appoggiandosi alla mappa web è quella di creare percorsi allineati e condivisi per raggiungere quelli che sono gli obiettivi comuni. La mappa ci aiuta a leggere, a noi delle società scientifiche che spesso magari viviamo nel nostro mondo di pubblicazioni, di ricerca, di produzioni di linee guida, ci aiuta a leggere da vicino i bisogni delle persone con la demenza e dei loro familiari. Perché è fondamentale, come è stato ripetuto più volte oggi, cominciare a considerare questa patologia come una disabilità e riconoscere e rispettare i diritti della persona affetta da demenza. E questo è l'augurio con cui noi delle società scientifiche cominciamo a lavorare sfruttando questa mappa. Grazie. Grazie. Grazie, dottoressa Bettoni. Vorrei invitare la dottoressa Arianna Ferrari
di Rindola Impresa Sociale, che è presidente e anche project manager di numerosi progetti, in particolare anche di progetti sollievo, nel territorio dell'Ustra in particolare. E sì, questa associazione agisce soprattutto all'interno della provincia di Vicenza e Venezia. E, prego. Grazie, dottoressa Corti. Presentazione quale contributo dalla mappa per i centri sollievo. Grazie dottoressa, grazie della dottoressa Basso per l'invito e un ringraziamento va alla Regione Veneto per questo splendido strumento che ha messo a disposizione di tutti i professionisti e del territorio. La mappa e il PDTA che la mappa supporta è uno strumento fondamentale anche per le realtà del sollievo che oggi qui rappresento, perché ci dà la possibilità di diventare una nuova opportunità per le persone affette da demenza e per le loro famiglie. Il progetto Sollievo è una realtà che ormai insiste sulla Regione Veneto a partire dalla fine del 2013. Ogni anno viene rinnovata con una serie di delibere e la Regione Veneto crede fermamente su questo tipo di progettualità, tanto che la progettualità è sostenuta anche a livello economico. Il progetto Sollievo per la Regione Veneto diventa una nuova opportunità, sia per le persone affette da demenza che per le loro famiglie. Perché ci suggerisce che non deve essere solo un luogo di intrattenimento, ma deve essere un luogo in cui professionisti e volontari possono andare incontro a quei che sono i bisogni delle persone affette da demenza, calando quindi attività, calando momenti che vadano a rispondere ai loro bisogni, in un momento molto delicato della loro vita. È necessario però che tutta questa filosofia, il modo di agire del progetto Sollievo sia integrato all'interno del PDTA, quindi sia integrato all'interno della mappa, quindi sia integrato all'interno di una logica di presa in carico continuativa, che è una delle sfide dei sistemi sociosanitari attuali, che punta quindi a garantire assistenza integrata, efficace ed appropriata a persone affette da demenza, che in questo momento rappresentano persone con un bisogno sociosanitario complesso, in quanto possono essere in una situazione di non autosufficienza parziale o totale e avere inoltre più patologie croniche. La mappa è anche un'occasione per il centro sollievo per integrarsi e per supportare quelli che sono i principi imprescindibili su cui si deve ergere quella che è la filosofia del centro sollievo stesso. Con i centri sollievo di cui faccio parte abbiamo fatto un anno di studio in cui abbiamo pensato a quelli che devono essere i principi imprescindibili, indispensabili affinché il centro sollievo possa esistere. Uno di questi è la presa in carico integrata, l'altro è la centralità della persona, quindi l'importanza di coinvolgere, come ci suggeriva anche Ellen stamattina, ma anche la testimonianza della nostra familiare di Stefania, di integrare all'interno dei nostri tavoli sia le persone affette da demenza che i loro familiari, per avere una visione a 360 gradi. Tutto questo si può realizzare attraverso una serie di strategie interdipendenti che hanno come obiettivo un coinvolgimento collaborativo di tutti gli attori della rete e non solo della rete, di tutti gli attori della comunità, perché diventa una risposta della comunità. Tutto questo può rafforzare i sistemi di governance, può responsabilizzare gli attori coinvolti. Questo è un grande suggerimento, un grande monito che ci dà la mappa. Quindi responsabilizzare noi, attori, a sostenere questo tipo di messaggio, per arrivare quindi a coordinare una rete di servizi che viene declinata secondo quelli che sono i bisogni di questa particolare patologia, delle persone che hanno questa particolare patologia. Tutto questo penso sia la base del cambiamento che oggi si presenta, che oggi si decide in questa stanza e di cui la dottoressa Basso è una delle grandi portavoci. La mappa, no, poi per noi che rappresentiamo un po' i centri sollievo, ci dà la possibilità di diventare parte integrante di quello che è il percorso di continuità di cura, che vede i professionisti, la comunità, essere accanto alle persone affette da demenza per orientarli verso tutte le opportunità che può offrire la rete. In questo senso, e qui l'animazione non mi aiuta, i centri sollievo diventano una nuova opportunità per la rete. Una nuova opportunità che può riempire, se vogliamo, quel vuoto che spesso si intravede dopo la diagnosi. Quindi in un momento molto delicato della malattia, in un momento in cui la persona ha bisogno di essere sostenuta nel percorso di accettazione alla diagnosi,
in un momento in cui vengono decise quelle che sono le basi per un mantenimento dell'autonomia, quindi di una qualità di vita, di benessere. Il centro sollievo, quindi, nell'ottica della mappa web, diventa una nuova risorsa di questa rete, un'opportunità di presa in carico territoriale, una nuova risposta alla domiciliarità. Diventa, come realtà bassa soglia, un centro che può, se vogliamo, accompagnare o rallentare l'accesso delle persone affette da demenza a quella che è la rete convenzionale di servizi a più alta intensità. Quindi oggi noi cogliamo l'occasione, i centri sollievo la colgono e diventano nodi di accesso alla rete integrata. Questa è la grande possibilità che ci dà la mappa per le demente. Non ultimo, ma meno importante, la mappa come strumento web ci dà la possibilità di farci conoscere, quindi di essere individualizzati, e neanche qua, eccola qua, di essere individuati dalle persone, di essere associati ad un territorio di cui il centro sollievo è la risposta e con cui il centro sollievo si identifica. I centri sollievo in questi anni sono molto aumentati sul nostro territorio. Dal 2015 al 2019 siamo passati da 106 a 141 realtà, che attualmente coinvolgono 1.400 volontari e più di 1.500 persone affette da demenza. La mappa ci dà anche un'occasione a chi rappresenta il terzo settore, quindi alle associazioni di volontariato, alle imprese sociali e alle cooperative, che in questo momento sono i soggetti attuatori del progetto Sollievo, di realizzare politiche che siano legate alla progettualità della territorialità. Altrimenti il progetto Sollievo diventa un'isola a sé stante e non è di sicuro questo il messaggio della mappa web e del PDTA. Quindi è necessario che chi fa parte del terzo settore cominci a realizzare progettualità condivise con gli enti locali, con le aziende che supportano gli enti locali. Per fare questo è necessaria una definizione di ruoli. Ogni stakeholder ha un ruolo preciso. Tutti possono essere influencer, ma è importante che ognuno di loro abbia un ruolo ben preciso, è un portatore comunque di interesse. Tutto questo rafforza quello che è un senso di comunità, rafforza e crea un senso di comunità condivisa, rafforza, crea e dà la possibilità che si possa realizzare una comunità inclusiva e accessibile a tutte le disabilità. Realizza soprattutto anche un concetto comune di demenza, quindi un significato comune di questa malattia. Per innescare però questo ciclo virtuoso è necessario portare avanti tre valori fondamentali che stamattina penso siano stati ribaditi più volte: coprogettazione, coazione e covalore. Tre fasi fondamentali che hanno permesso anche la realizzazione del PDTA stesso e della mappa web. Tutto questo è importante per la definizione di buone prassi, quindi attraverso il confronto con gli altri attori della rete, anche i centri sollievo hanno la possibilità di definire delle buone prassi, quindi le azioni che vadano a rispondere a quelli che sono i bisogni delle persone con demenza e delle loro famiglie. Tutto questo diventa capitale sociale condiviso, perché diventa capitale della comunità su cui insiste il centro sollievo. Diventa quindi anche espressione di benessere di quella comunità, tra l'altro. Concludo questa mia breve presentazione con una riflessione. Il lavoro di rete è l'abilità di lavorare insieme verso una visione comune, che penso rappresenti bene il lavoro che è stato fatto in questi anni e che da oggi in poi dovrà essere fatto. La mappa ci chiama a lavorare in rete. Ma lavorare in rete non è una cosa facile, non è una cosa naturale. Quindi tutti noi siamo chiamati a crescere questo tipo di abilità, a crescere in noi l'abilità di lavorare insieme, di lavorare in un setting di multidisciplinarietà, in cui farsi contaminare ed essere contaminati anche dagli altri professionisti, in cui imparare a credere nelle risorse degli altri professionisti. La mappa però ci dà anche uno strumento importante perché comunque crea anche una strada comune,
Come diceva stamattina Stefania, è un'autostrada, quindi ci dà una visione comune, che è quella di creare appunto dei servizi, delle realtà, dei momenti che vadano, che siano calati sulle persone con demenza, quindi che siano attenti ai bisogni delle persone con demenza, personalizzati, attuali, tempestivi. Questo è il grande monito della mappa e questo spero sia l'augurio che ci portiamo avanti da oggi in poi. Grazie ancora. Grazie dottoressa Ferrari, lei ha parlato per 9 minuti e 59 secondi. Complimenti. No, complimenti per il contenuto, a parte la puntualità. Allora, diamo la parola all'associazione, l'Associazione Familiari Malati di Alzheimer di Verona. Abbiamo qui tra noi il rappresentante Giorgio Pedron, che ci parlerà della mappa dal punto di vista delle associazioni. Buongiorno. Dei pazienti e dei familiari. Prego. Grazie alla dottoressa Corti che in tutti questi anni ci ha sempre dato ascolto alle nostre richieste, alle nostre esigenze. Io sono qua in rappresentanza di tutte le associazioni del Veneto e faccio parte del tavolo Alzheimer e rappresento anche lì tutte le esigenze delle associazioni. E, diciamo, come ha detto Ellen questa mattina, il nostro compito è quello di dare voce a chi non ce l'ha. E, da noi si rivolgono, a noi si rivolgono familiari a cui è stata comunicata una diagnosi di demenza per un loro caro o persone a cui è stata diagnosticata la demenza. E sono persone abbastanza sconvolte, in quanto questa comunicazione fa sì che uno deve riscrivere la propria vita quotidiana, deve riscrivere il percorso negli anni futuri. E per cui noi come associazione dobbiamo supportare i familiari e i loro cari nel lungo percorso della malattia, fornendo informazioni e formazione, in quanto un familiare, un caregiver formato adeguatamente, supportato, riesce a sopportare il percorso lungo della malattia. Le associazioni per questo si fanno carico di gruppi di sostegno psicologico, sia individuale che di gruppo, si fanno carico di creare gli Alzheimer Café, di punti di incontro con familiari e ammalati. Un altro compito importante per noi è quello di sollecitare le istituzioni affinché tutte quelle varie regole, quelle varie leggi che sono state emanate fino ad oggi in regione e a livello nazionale siano applicati sul territorio, perché spesso non sono collegate una con l'altra e non sempre sono anche applicate adeguatamente sul territorio. Perché è importante il PDTA regionale per un'associazione? Come dicevo, ogni giorno noi abbiamo persone che vengono da noi a chiedere informazioni, in quanto, come diceva qualcuno oggi, Mr. Google dà informazioni, ma troppo spesso non si riesce a decifrarle in maniera corretta. Per cui questo PDTA fa sì che ci sia un insieme di informazioni, un insieme di indicazioni per il territorio che devono essere applicate in maniera univoca, univoca e autorevole anche, diremo questo. La mappa appunto permette di dare queste informazioni, perché fino ad oggi come associazioni ognuno cercava di creare della documentazione, delle guide, dei manuali per appunto dare un percorso ai familiari e ai caregiver. Oggi invece in questa mappa noi abbiamo appunto indicazioni di prevenzione, quali sono i primi segnali, a chi rivolgerci, il percorso per approfondire la diagnosi, diciamo cos'è la demenza e i vari tipi di demenza, perché troppo spesso è un qualcosa che finché uno non ne viene a contatto, logicamente evita di capire e di sapere cos'è.
diciamo che ci sono anche tutta una serie di indicazioni su quello che è il percorso della malattia, i bisogni dei familiari. Abbiamo anche un elenco di tutte le associazioni, dei centri diurni, dei centri di residenzialità, dei centri di sollievo, e abbiamo informazioni su quali sono i contributi che hanno diritto queste persone. Diciamo che fino ad oggi, per avere tutto questo insieme di informazioni, un familiare, un caregiver, doveva sia fare una continua ricerca, sia rivolgersi ad associazioni o anche spesso volentieri non ne accedeva perché non era a conoscenza. Tutte queste informazioni sono fondamentali appunto per il familiare, sono utili per noi associazione per consultarli, per divulgarli e per anche dare indicazioni ai familiari. Diciamo, questa mappa appunto, come si è detto, la si trova nel web. Abbiamo tutto un elenco di associazioni, cioè una persona può cliccare sulla mappa, va nella sua città, nel suo paese e automaticamente vede tutte le indicazioni dell'associazione. Abbiamo anche tutti i centri di sollievo, per cui si ha una indicazione molto ampia di dei servizi che ci possono essere sul territorio. Per noi associazioni questo PDTA non è il punto di arrivo ma il punto di partenza, perché il nostro compito sarà quello di sollecitare tutte le aziende del territorio affinché venga applicato, in maniera di poter dare alle persone ammalate, ai familiari, la dignità di cui hanno diritto nel loro percorso della malattia. Grazie, dottor Pedron. Il contributo. Chiamo il dottor Roberto Volpe, che ci presenterà la scelta della residenzialità. Il dottor Volpe è presidente dell'Unione Regionale degli Istituti per Anziani e ovviamente rappresenta anche la Fondazione Marzotto di Vicenza. Grazie Roberto. Poi, questo è lo strumento di guerra. Allora, innanzitutto ringrazio anch'io per l'invito. Sono sicuramente meno fortunato dell'assistente sociale che ha parlato a 10 minuti dalla fame. Io parlo nella digestione inoltrata, quindi bisogna cercare di essere. Poi quando ci si prepara per giornate come oggi, il giorno prima, bisogna pensare l'ora, chi ha detto, cosa ha detto, chi è venuto prima, per cui ti prepari con le diapositive che naturalmente ho mandato ieri sera alle 11 e che oggi vorrei neanche presentarvi per due motivi. Primo, perché sono bruttissime, io non so come facciate voi che fate delle cose meravigliose, a me viene tutto complesso, e anche perché non sono abituato, sono più anima e core. Bene, io devo dire che sono venuto a conoscenza di questo progetto in modo molto recente. Mi è stato presentato una fresca mattina di qualche settimana fa. Devo dire grazie, perché l'abbiamo detto in tutti, intanto non dirlo sarebbe da maleducato, ma effettivamente è un qualcosa che mi piace, credo che ci piaccia. Sappiate che noi abbiamo un mondo, quello della residenzialità, particolare, dove sembra che la competizione del più bravo, del fenomeno, di chi ha la cosa più bella, è quotidiana. Quindi fuori di qui le critiche, non critiche. A me è piaciuto molto quello che mi ha detto la dottoressa Basso quel giorno, ha detto: lo consideri un cantiere? Ho detto: bene, lo considero un cantiere, se no mi sarei arrabbiato con la dottoressa Corti, perché se ci chiamava prima in quell'elenco di persone, un contributo a noi che siamo gli ultimi della filiera, perché dopo di noi c'è Dio. E credo non c'è il pranzo, avremmo provato. Adesso vi chiedo scusa perché devo coniugare tutte le diapositive che ho cambiato con questo strumento e con quello che vorrei dirvi.
Brevemente, l'associazione che rappresento è l'associazione delle strutture per anziani del Veneto, pubbliche e private, è un po' una piccola, un'associazione di categoria, ecco, non abbiamo la pretesa di essere chissà che, abbiamo una storia che va in tanti anni, credo che un po' abbiamo contribuito, tanto abbiamo rotto le scatole, però vi chiedo scusa perché io nel mio approccio a questi temi ogni tanto incrocio nella vita delle situazioni, questa l'ho incrociata da qualche giorno, ce l'ho come il cibo che avete voi qua ed è questa. Voi sapete chi è questo? Ecco, adesso si chiama Harry De Luca e qualche giorno fa ha detto al Salone del Libro di Milano che bisogna togliere il voto agli anziani. Io ho scritto scemo, ma vi posso assicurare che avevo scritto un'altra parola. Però quando vado ai convegni e nella stragrande maggioranza delle volte trovo un mondo religioso, la parola non coniugava con la toga. Quindi ho scritto una parola diversa. Detto questo, lo dico perché ci arriveremo poi al fatto che non è una banalità. Allora, il tema che mi è stato affidato, e non poteva essere diverso, era quello della residenzialità. Tema che io mi permetterei di aggiungere, anche perché sono stato affascinato dalle cose detto prima, dopo dovrò confrontarmi col dottore straordinario che parlava di tecnologia, perché dopo ci capiamo, e io scrivo una scelta obbligata. Perché? Perché voglio dirlo qui, guardate che noi del mondo residenziale, se c'è una cosa che non vogliamo è avere degli ospiti, comunque in generale colpiti da un'autosufficienza, che siano assistibili a domicilio. Perché noi non siamo il luogo adatto per far vivere chi può vivere a casa. Ok? Quindi quando sentirete parlare noi, non immaginatevi di colui che vuole stare nel mercato per prendere. Noi oggi siamo, uso sto termine qui perché rende tanto l'idea, nel mercato perché vogliamo fare un pezzettino del mestiere, il resto lo deve fare qualcun altro. Quindi se parliamo di residenzialità, io vi dico come viviamo noi. Chi sceglie la residenzialità? Guardate, toglietevi dalla testa che la residenzialità la scelga Helen, non esiste. La residenzialità di quelli che sono nostri, i nostri utenti, sono da parte dei caregiver. E attenzione, ho sbagliato, fino ad oggi era dei caregiver. Attenzione che oggi comincia a subentrare un soggetto diverso che è l'istituzione. E guardate che questa non è una conquista, quando non viene più il figlio, il marito o a chiedere. Guardate che il tempo ci dirà tante cose, ma io oggi quando vedo un assistente sociale di un comune o un soggetto istituzionale, da LULS o d'altro, che ci chiede il posto e non c'è nessun caregiver alle spalle, dobbiamo un po' leggere che le cose nella nostra società stanno cambiando e dobbiamo avere però il coraggio di dirle. Aspettate perché, portate pazienza, dottor Giusto, ho sbagliato, ho fatto giusto. Siccome la dottoressa Basso mi ha chiesto, ma lei dia i numeri, perché i numeri qua bisogna darli sempre, chi non dà i numeri non è bravo, non è bravo, allora io vi do i numeri, giocateli, fate quello che volete. Allora, per dire, in Veneto ci sono 33.775 posti letto, quelli diciamo destinati oggi alla non autosufficienza sono 27.000, siamo una realtà che ha numeri importanti anche per l'accoglienza religiosa, vedete ne abbiamo anche altri 1.615, di cui 876, mi piace non sia andato via dottor Gabelli, perché io vorrei fargli una domanda. Perché quando si entra da noi e si incontra i nuclei con demenza, è un bacan del demonio. Quando tu entri in una struttura religiosa che ospita con sorelle non autosufficienti, parla nessuno.
Provate, no, guardate che non è una banalità, è uno stile di vita precedente o meno, non, cioè, un clima, cioè che io da vecchio vorrei andare lì. Okay, provate a osservarla qualche volta, adesso io la metto un po' così, sempre che il problema della digestione, però guardate che è una riflessione che va fatta, è una cosa che, gliel'ho detto anche al professor Trabucchi un giorno, vado a provare a vedere perché io non... Boh. Allora, questi sono i numeri. Guardate che rispetto al tema della territorialità, fate sempre attenzione ad una cosa. Noi abbiamo in Veneto 369 strutture. Guardate che è un patrimonio che non va depauperato. Noi, dopo i comuni e gli uffici postali, nel Veneto ci siamo noi come presenza sui territori. E guardate che le altre regioni, questo è un dato che ci invidiano e non lo diranno mai, però noi ci siamo. Vuol dire che ben che vada, una minima luce che si accende sul territorio c'è. Vediamo qua cosa succede. Noi questo l'abbiamo detto. Ecco. In quel numero lì di 27.772, tanto per renderlo così, mal contati, 19.000 sono gli ospiti che hanno comunque disturbi del comportamento. Quindi persone che, come vi ho detto prima, non sono tutte assistibili a domicilio e quindi il sistema della residenzialità è uno strumento fondamentale. Guardate, io l'altro giorno ero a Roma con i cugini romani che hanno il mondo della residenzialità, voi pensate che hanno? Noi abbiamo 15.000 operatori dell'area pubblica che lavorano nei numeri di prima, perché complessivamente siamo più di 23.000. Loro hanno 600 operatori che lavorano nel sistema pubblico extraresidenziale, 15.600. Poi, dottoressa, due conti alla mano si capisce perché da un lato la sanità ha un deficit mostruoso, da noi tiene, perché parte di questi hanno tassi di ricovero ospedaliero di 6 mesi, di 6 mesi nelle geriatrie di Roma. Allora, per il sistema della residenzialità era opportuno il PDTA, sì, però lo dico, prima avrei fatto confusione, l'ho detto un po' prima, sì, però dobbiamo noi per primi considerarlo un punto di partenza. Dobbiamo considerarlo per un punto di partenza perché dobbiamo mettere tutto questo all'interno del piano per dare un contributo a favore di tutti, come prima si diceva. Un difetto del PDTA, siccome la dottoressa Corti nella vita che è un rapporto da spadaccini, lo ridico qui, forse nel gruppo di lavoro era opportuno avere la voce di chi poteva portare il contributo sull'esperienza della residenzialità. Perché? Perché probabilmente oggi mi avreste sopportato meno e forse perché nel rispetto alle cose dette questa mattina magari qualcosa in più delle preoccupazioni che abbiamo, e finché la manteniamo sullo scherzo poi vedrete che alla fine no, quello che vorrò dirvi non sarà assolutamente una cosa che, su cui forse scherzare. Nel piano i capitoli, io guardate, vorrei dire a tutti i legislatori che è bene fare, e a tutti i tecnici, facciamo tutto di tutto, inventiamo tutto, però guardate che oggi se qualcuno non si ferma a pensare alla famiglia di domani, noi stiamo commettendo uno dei più grandi errori possibili. Non pensate che la società di oggi sia la società di domani, e ve lo dice chi come noi è al fronte, che vede sostanzialmente la differenza delle famiglie degli ospiti di ieri e le non famiglie degli ospiti di oggi. Noi una volta avevamo i familiari che, se chiudevi la struttura nella pausa pranzo per ragioni organizzative, tiravano giù la porta per poter entrare. Noi oggi dobbiamo spesso chiamare a casa i familiari e dire: sua mamma ha finito la biancheria, va bene, passo. Guardate, riflettete un attimo, è un mondo che sta cambiando. Noi oggi, tutto quello che, tante cose dette che partono sulla famiglia che regge, figlio che assiste, eccetera, guardate che queste cose le stiamo vedendo come ultimo film, ultima puntata di quel film, nelle realtà di periferia, nelle grandi città, si è già spenta, questa è finita la puntata, finito,
finito, è una cosa completamente diversa. Quindi guardiamo bene anche a questo. Dottoressa, lei mi rimprovererà, amico, fate diapositive. Allora, per la residenzialità è utile avere una mappa a supporto del... Sì. Attraverso la piattaforma web su Incardina la mappa, questo contrariamente a quanto vediamo oggi nel sistema residenzialità, si deve maturare l'idea di passare dall'attuale autoreferenzialità di pochi. Io ho fatto un esempio della dottoressa Basso che gli ho promesso che avrei citato, non l'ho scritto perché mi vergogno, però ho detto quel giorno, questa mi sembra una delle cose più belle, ho fatto l'esempio del purè. Ho detto, guardi, oggi ci sono i geni che sanno tutto di tutti, poi ci sono nel nostro mondo anche delle piccole strutture, delle piccole esperienze. Io oggi ne ho portato uno di un libricino fatto nella nostra struttura per merito della psicologa che ha incrociato un ospite che io dico è andato di là, poi è tornato di qua. E ho detto, che bello sarebbe avere uno spazio dove tutti hanno la libertà, anche di mettere le cose più banali. E ho detto, se nella mia struttura scopro che alle 3 del pomeriggio fare il purè sono contenti tutti, provo a dirglielo al mondo, magari funziona da me, può darsi aiutare tutti. Perché oggi, ripeto, guardate, il nemico dell'autoreferenzialità è un nemico pericolosissimo. Oggi non abbiamo la cultura di mettere quello che impariamo a contributo di tutti. Abbiamo l'idea che quello che impariamo è nostro e non è un senso di comunità, è l'esasperazione dell'egoismo anche personale. Io sono il più bravo, se sono il più bravo perché ho fatto questa cosa devo tenermela. E ho detto, dottoressa, questa è una cosa che mi piace. Il nostro, adesso vi dico le cose meno simpatiche. Allora, noi è indubbio che noi oggi abbiamo delle preoccupazioni. E la preoccupazione più grave che abbiamo è l'assenza della coscienza della malattia nella società, il che causa anche gravi problemi al momento della scelta residenziale. Torno indietro. La scelta della coscienza della malattia. Noi abbiamo una società che intanto di questa malattia non ha coscienza, ma non ha coscienza di tante altre cose. E vorrei fare un appello alle associazioni Alzheimer che fanno un lavoro meraviglioso. Sapete cosa dovete fare voi? Dovete venirci in aiuto e venire nelle strutture a fare formazione ai familiari. Perché no, i familiari spesso non conoscono la malattia, non conoscono le dinamiche all'interno delle nostre strutture e noi non siamo credibili. Quando diciamo a un familiare che l'ospite dorme alle 10 del mattino, ci dice lo avete drogato, in realtà non ha dormito tutta la notte. Non ci credono. Così non ci credono rispetto ad altre cose. Dopodiché, mi perdone l'ingegnere tecnologico di prima, se trovo quello che ha inventato i gruppi WhatsApp delle maestre, delle mamme a scuola e dei familiari in struttura, poi questo sarebbe una cosa che, guardate, è fondamentale. Fate uno straordinario lavoro, io credo che non ci sarebbe struttura del 369 che avete visto che non vi ospiterebbe, perché è fondamentale, perché voi siete credibili, perché siete voi che parlate a voi. Farebbe crescere la cultura, ne farebbe crescere coscienza e molto altro. Dopo. Qui le risorse rispetto ai tempi di assistenza. Io ho apprezzato tantissimo, perché conosco la dottoressa, quando stamattina ha parlato della rigidità della norma nazionale rispetto fate e non vi diamo nessuna risorsa. Difficile fare e non avere risorse. È difficile oggi avere standard di riferimento che sviluppano 137 minuti giorno a fronte di carichi di lavoro che portano 180 minuti giorni ospite. Vuol dire 3 ore per ogni persona. Voi considerate un minuto di assistenza costa mediamente 0,42 centesimi e noi non possiamo continuare a raggiungere quegli obiettivi espropriando i cittadini, facendo pagare questo alle famiglie. Non è possibile. Cioè, noi siamo tra l'incudine e il martello e non vi dico cosa ci sentiamo, perché è un'immagine che vi rendete perfettamente conto. Per cui noi oggi viviamo anche questo grande problema. Però
permettetemi di dire oggi, e questa forse, dottoressa, la colga come una critica stimolante e costruttiva. Guardate che la prima figura che dovete mettere al centro di qualsiasi politica in questa regione è l'operatore sociosanitario. Noi qui moriamo. Guardate, io non ho mai visto una guerra vinta dai generali e oggi rispetto a un'autosufficienza siamo in guerra. Ripeto, una guerra con i generali non l'ha vinta nessuno. Noi in questo momento abbiamo un problema che non abbiamo l'esercito. Guardate, non sto scherzando. Quando l'azienda Zero fa un bando per 300 operatori in ambito sanitario e si presentano 14.000 candidati, di cui oltre 10.000 vengono dal nostro mondo, si sovviene una domanda. Allora, noi abbiamo sbagliato tutto in questi anni. Noi abbiamo sempre una visione, traduco meglio. Avete presente l'acquario? Ecco, io ho il problema che ho l'impressione che in politica, a parte stamattina ho visto un ministro della sanità straordinario che era Ellen, non si ricordava qualcosa, ma aveva l'idea chiara, eh? Tanto perché. Allora, avete presente il pesce nell'acquario? Tutto ciò che vede all'esterno lo considera parte dell'acquario? Io ho il presentimento che non so dove sia sto ufficio, dove è questa concentrazione di acquario, ma che veramente siamo a livelli demenziali nel termine più nefando della parola, quando non si pensa che una società non può incardinare le persone a fare questo mestiere in un modo corretto. Noi abbiamo relegato questo esercito, che è fondamentale, l'operatore sociosanitario, a una retribuzione ridicola. E lo dico qui, pur essendo quello dall'altra parte deve tenere i conti della borsa. Allora, un operatore sociosanitario che va a fare l'operatore dopo aver fatto un corso del 1000 ore che si è anche pagato, una formazione relegata, cioè un lavoro legato alla formazione. Adesso, se volete, facciamo un gioco, vi dico, siete mamme e padre, alzi la mano chi ha l'ambizione che suo figlio o sua figlia faccia l'operatore sociosanitario dopo aver fatto un corso di formazione e venga a lavorare in una struttura per 40 anni in un nucleo per ospiti che hanno questa malattia. Oh, siamo un problema. Oh. E allora, capiamo che dobbiamo fare altre politiche. Questo è un mondo che ha bisogno di essere, questa è una professione che ha bisogno di essere inserita nel mondo della scuola. Noi dobbiamo fare i licei sociosanitari in cui al terzo anno ti fermi, sei un operatore sociosanitario, al quinto anno sarai un operatore specializzato, andrai all'università a fare l'infermiere, sarai sicuramente un bravo infermiere avendo avuto un bagaglio di 5 anni, farai il medico, hai comunque fatto 5 anni di bagaglio. Lo fai in Romania, lo fanno in Romania e non lo facciamo in Italia. Se noi releghiamo questo mestiere al fatto di essere un luogo occupazionale, quali risultati del team multidisciplinare che da noi ormai, che voi il vocabolario al coordinatore su 3 tasche, perché se 4 le etnie in turno, 3 religioni, e se fai da mangiare in struttura devi stare attento che il venerdì, martedì ortodossi non mangia pollo, se sei mercoledì e giovedì, cioè. E noi dobbiamo fare la guerra con questo esercito. Guardate che l'abbiamo dichiarata la guerra, ma la perdemo. Quindi, io la metto un po' così, però guardate che oggi il vero problema, io ho detto stamattina all'assessore, guardate che quest'estate, e lo dico chi qui, spero che mi registra, sì. Almeno no, hai ancora 2 minuti, Roberto. No, ma mi registrano, sì, posso dirlo. Sì, e anche ti filmano. Allora, tra quest'estate, adesso dottoressa proprio così, allora, se questa estate vedrete esplodere il problema, io vi dico, lo avevo detto, perché oggi come oggi
Il vero problema è che noi non riusciremo neanche a organizzare i turni di lavoro, ma se volete vi dico di più, noi il 5-6 giugno, quando ci sarà il concorso all'azienda zero, molte strutture non hanno neanche il personale da mettere in turno perché sono tutti iscritti al corso, al concorso, quindi andiamo avanti. Adesso basta, adesso finiamo. Allora, quando poi ci incontriamo, cioè quando poi ti incontri nel percorso professionale questa malattia, di cui io sarò un esemplare tanto precoce, pensare, io credo che ognuno di noi che fa questo mestiere deve pensare che un giorno, oggi dobbiamo pensare, un giorno non sapremo chi eravamo. E pensare che un giorno non riconosceremo più le nostre le persone a noi più care, credo che oggi ci ponga nella condizione di dire veramente dobbiamo lavorare per noi. Guardate, quando si lavora all'interno di questo straordinario mondo, io credo che sia straordinaria l'idea che contribuisci per gli altri, ma egoisticamente stai lavorando per te, visto che indietro bambini non possiamo tornare. 340.000, ma se ne tangente, 340.000 lo dico come dato perché poi ci pensiamo poco. Sapete chi sono questi? Questi sono i 340.000 anziani che in questa regione, sopra i 70 anni, vivono da soli nelle nostre città. Di questi 340.000, quanti se li avessimo censiti o ne fossimo a conoscenza potrebbero essere persone che intercettiamo e li inseriamo in quella straordinaria rete di servizi domiciliari, diurni e altro? Io faccio una riflessione, continuo a dirlo che è tempo di censirli, dopo però quando li troviamo che puzzano i pianerottoli perché se 4 giorni che sono morti al 4° piano del condominio, spero che qualcuno un giorno si faccia la domanda. Però guardate che un numero spaventoso, è il più grande carcere d'Italia. Perché voi immaginate di essere un anziano ultra settantenne al 4° piano di un palazzo di Padova e pensate che questo sia un uomo libero o un prigioniero? Oh, ecco. Mi ha fregato, cioè prima, dottor. Perché io ho un'idea diversa di sto strumento, eh. Cioè, siamo chiari? Io... Io ho visto la pubblicità, cioè ce l'ho, ma ho visto adesso che fanno la pubblicità di quello che esce di casa e gli dice al nonno, intelligentissimo, gli dice ad Alexa, ricordati che alle 5, 6 devi mettere su la musica per il nonno, provate a vederla come l'ho vista io, e il nonno si arrangia, no? Nel senso, quindi il figlio lo passa per scemo, il nonno è più furbo del figlio e con Alexa si è arrangiato anche per l'altra. Però attenzione, io non vorrei che si rischiasse di spostare la soluzione del problema alla tecnologia, perché questo ci deresponsabilizza. Io vi dico, chi di voi si ricorda in cui quel genio del male, a un certo punto della storia di questo paese, che ha deciso di passare dal telecomando al decoder? Voi avete mai provato a parlare con un antenista che non ha dormito per 40 giorni in andare nelle case dei nonni a cambiargli i canali perché li abbiamo isolati dal mondo? Quindi io non lo so se questa cosa qui, che poi tra l'altro io ho un rapporto antipatico, un figlio che si chiama Alessandro. Quando dico Ale si accende sto affare qua e non parlo più. Per cui, ecco, detto questo, ecco, io sono molto favorevole a che la tecnologia venga in aiuto, ma attenzione che non ci faccia spostare l'obiettivo rispetto al fatto che queste sono le persone pericolose e noi dobbiamo combattere contro queste persone. Invece dobbiamo premiare e credere che noi siamo qualcosa di meglio. Grazie dottor Volpe per l'intervento veramente stimolante, dirompente, che ci ha aiutato a pensare anche con una logica assolutamente diversa. Io invito la dottoressa Basso a presentare
la relazione conclusiva. Prometto a tutti che per le 4:15 finiamo, anche perché io alle 4:40 devo andare via perché ho il treno. Quindi faremo tutto in tempo. Bene, siamo tutti molto stanchi, quindi io ho solo una diapositiva e serve un po' per trarre le conclusioni e per tornare a casa e portare ai vostri direttori, che alcuni c'erano, alcuni non c'erano, i compiti da fare, perché come abbiamo detto oggi questo è l'inizio di un percorso, il bello comincia domani. E quindi adesso cosa dobbiamo fare? Avete visto che il PDTA è stato recepito attraverso la delibera è la 579 del 9 maggio 2019, ricordiamocelo quando andiamo a cercarla, perché lì adesso voi troverete quello che noi dobbiamo fare. Allora, innanzitutto le vostre aziende dovranno recepire entro 60 giorni dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi dovrà essere fatto un provvedimento, quindi il passaggio attraverso la consapevolezza che questo documento sarà un documento che tutte le aziende adotteranno. Dovremo cominciare a programmare delle iniziative formative perché il PDTA va implementato. Noi ci siamo, vi supporteremo. Dovremo cercare di fare delle campagne di sensibilizzazione, perché abbiamo detto che la prevenzione è da fare, cioè dobbiamo cominciare a lavorare di prevenzione. E per far questo io vi ho già aiutato, perché ho preparato una specie di locandina. Questa locandina, ve la faccio vedere, assomiglia a quella del convegno, ma non è quella del convegno. Questa locandina io ne regalo una ad ogni azienda. Perché? Perché voi dovrete andare dal vostro direttore e dovrete portargliela e attaccarla dove ritenete più giusto. Sarà la prima locandina che divulgherà la nostra mappa. Io poi spiegherò ai vostri direttori, alla vostra direzione, un PDF e loro potranno poi stamparla. Ho chiesto per chi c'era, perché c'erano diversi direttori del sanitario, sociale, e ho chiesto un piccolo investimento. Ho detto, noi non abbiamo detto che in questa fase chiediamo risorse, però chiediamo che almeno per cominciare ci pubblicate questo. Sono 10, 15, 20 euro, credo che ce lo dobbiate. Per cui hanno accordato, io vi darò, date da Silvia, poi prima di andare via, non dimenticatevi, un rappresentante. Non ne ho fatte tante perché le ho fatte io, le ho preparate ieri sera per voi, quindi non ne ho fatte molte. Però questo è un gesto che vuole dire: cominciamo a lavorare insieme, attacchiamo la prima locandina, così le persone cominciano a leggere quello che abbiamo scritto e cominciano anche a connettersi a questa mappa. Quindi in questa mappa, avete visto, c'è anche il QR code, e così potete, e le persone possono subito entrare in connessione con noi. E poi ci saranno solo due altri aspetti importanti. Noi dovremo lavorare in sinergia. E come abbiamo pensato di farlo? Abbiamo pensato che i referenti dei vostri CDCD incontreranno voi operatori, cioè gli operatori che lavorano all'interno delle varie realtà, perché con l'unificazione della USL siete diventati molti, e dovranno lavorare in rete con voi. E noi lavoreremo in rete con loro per vedere se effettivamente stanno lavorando in un'ottica di integrazione di questi contenuti. Quindi anche noi ci incontreremo con loro per capire se ci sono dei problemi, se ci sono delle difficoltà, per creare anche un lavoro di implementazione che supporti eventuali problemi. Quindi, che dire? Non c'è altro da dire. C'è da dire che se riuscite a leggere il PDTA sarebbe buona cosa, nel vostro, sia nella nostra mappa, ma si può anche scaricare ancora il cartaceo. E la cosa importante è: concentratevi, oltre sui contenuti, anche sulle ultime due pagine, che sono quelli che noi abbiamo dovuto inserire come indicatori. Noi verremo letti, noi dico, perché tutti noi, tutte le aziende verranno letti attraverso gli indicatori. E quindi leggetevi bene quali sono questi indicatori. Oggi siete stanchi, non entro in questa ottica di andare a spiegare un po' tutto, però se avete dubbi chiamateci. E la pagina poi che riguarda l'implementazione, che è questa.
Io vi ringrazio, sono stata molto contenta di vedere la vostra partecipazione. Questo è un segno forte che abbiamo tutti bisogno di essere uniti, perché sennò non saremmo tutti qua. Quindi io vi ringrazio, spero che tutti coloro che hanno collaborato e oggi hanno cercato di esprimere al meglio, e credo che abbiano dato il loro meglio, perché ne abbiamo parlato, abbiamo condiviso questi risultati, anche questi nostri obiettivi, ma loro si sono veramente impegnati al massimo. E credo che questo è per noi è stato un grande momento, ma è l'inizio di una trasformazione e abbiamo bisogno di voi. Io vi ringrazio di cuore, grazie. Allora, vi rubo solo 2 minuti perché ho l'incarico di fare le conclusioni a nome del dottor Mantoan, che oggi a Roma non ha potuto essere presente. Ringrazio moltissimo il dottor Volpe, che ci ha ricordato una malattia importantissima che forse oggi non abbiamo citato. La solitudine è una delle malattie più importanti che stiamo sperimentando adesso e che probabilmente ci segnala e ci ricorda che l'uomo non è fatto per vivere da solo. E soprattutto oggi abbiamo imparato, con tutte queste numerose parole che cominciano con coproduzione, coprogettazione, condivisione, che anche noi professionisti non dobbiamo lavorare da soli, anche se dal punto di vista professionale il nostro training iniziale, se lo ricordano i medici, se lo ricordano gli infermieri, uno dei primi meccanismi per cui siamo considerati professionisti è perché siamo in grado di fare le cose in autonomia e da soli. Infatti fare le cose in autonomia era considerato all'inizio della nostra carriera prova di crescita. Io credo che adesso, invece, stiamo tutti cercando di imparare come fare le cose insieme. Questa cosa non ce la insegnano tanto all'università, ma io credo che fare le cose in team sia una prova di maturità. E questo è un mestiere nuovo, che però oggi abbiamo visto come è un mestiere che produce degli effetti moltiplicativi. È un modo di fare che ha veramente delle conseguenze moltiplicative. Quindi, partendo proprio dal ricordo, da quello che oggi il dottor Volpe ci ha detto, non solo riguardo all'assistenza alle persone in residenzialità, ma riguardo all'essere umano, che da soli difficilmente riusciremo ad arrivare in fondo a questo percorso, invece insieme riusciremo veramente a fare tantissimo. Quindi io credo che questo sia, la mappa ci abbia aiutato e ci aiuterà, perché la mappa, certo, ci fa vedere i luoghi, ci fa vedere gli strumenti, ci fa vedere gli strumenti di cura, però oggi abbiamo scoperto che in realtà sono le persone e la relazione che le persone riescono ad avere con i pazienti e tra di loro, quindi la comunicazione, che sono i veri strumenti di cura. Buon pomeriggio e arrivederci.